Ancora una volta la Valle Camonica si caratterizza negativamente e cominciamo a spiegarci come mai gli abitanti di Montisola che bevono l'acqua del lago si trovano una forte e consistente presenza di inquinanti ferrosi e metallici, insomma. Quindi c'è una situazione davvero molto grave che riguarda l'inquinamento delle acque. La dimostrazione, l'analisi dell'ARPA non è l'unica dimostrazione, l'unica evidenza che è emersa fino ad oggi. Si tratta di affrontare immediatamente la questione relativa a questa azienda, però che la provincia e la regione Lombardia si dotino di un piano anti-inquinamento e di bonifica che riguarda in particolar modo la Valle Camonica e il Lago di Iseo, perché se no il problema rischia di non essere affrontato, visto che le fonti inquinanti accertate sono più di una, insomma. Quindi l'idea di cominciare a mettere la testa su come e dove trovare le risorse per una bonifica deve diventare la priorità della provincia di Brescia. Diversamente sarebbe un pannicello caldo anche tutta questa vertenza in corso nei confronti della proprietà, potrebbe soltanto essere una lungaggine. I tempi della magistratura non sono i tempi della salute pubblica. Se invece cominciamo a pensare che le regole vanno rispettate e che c'è un'altra economia possibile, che parte proprio, guarda caso, dalla bonifica, dal recupero, dalla riqualificazione delle vecchie imprese, e soprattutto quelle più inquinanti, a quel punto qui forse ci troveremmo con una situazione ambientale meno grave e meno, diciamo così, prioritaria di quella attuale.